Buonasera telespettatori di Teleantenna, è già cominciata la partita fra Cagliari Centro Sedia Basket e Basket Jesolo, Corno che arriva da un periodo abbastanza difficile con la sconfitta nel derby con la Falcon Star, la gara persa a Murano la scorsa settimana. Jesolo invece è squadra un po' rimaneggiata rispetto all'altro anno che non riesce ancora a trovare continuità nell'arco del campionato. Vediamo brevemente le due formazioni in campo per Corno, col numero 5 Nobile, col numero 6 Graziani, col numero 8 Macaro, col numero 9 Franz, col numero 12 Moretti, col numero 13 Alessio Gallizia, col numero 14 Tommaso Gallizia, col numero 15 Mattia Batic, col numero 19 il capitano Marco Bacchin, col numero 21 Andrea Franco, col numero 24 Luca Sandrino, fuori quindi Joel Zacchetti per questo incontro. Mentre per Jesolo con il numero 3 Alessandro Fantin, con il numero 4 Filippo Sabadin, con il numero 11 Tommaso Tuis, con il numero 23 Nicola Maestrello, con il numero 26 Alistair Cortese, con il numero 27 capitano Nicola Ruffo, con il numero 32 Marco Jovancic, con il numero 33 Andrea Delle Monache, con il numero 4, 44 scusate, Matteo Grampo, con il numero 50 Giacomo Cavallin. Ecco, Jesolo con una rimessa laterale in attacco, riceve palla delle Monache, consegnato subito il pick and roll e la bomba di Ruffo. Batic pressato da Fantin. Passa molto molto lontano Fantin, non riesce a punirlo Batic, lotta Moretti a rimbalzo d'attacco. Ecco Macaro serve nell'angolo per la bomba di Nobile. Corno che cerca di restare attaccata nel punteggio. Pick and roll laterale per Jesolo, ancora un tiro da 2 punti. Intanto grandi sportellate sotto canestro fra Dalle Monache e Macaro, duello fra pesi massimi, tutti e due giocatori di grande esperienza in questa categoria. Dalle Monache che viene da un infortunio grave al tendine d'Achille un paio di stagioni fa, ma si sembra ripreso molto bene. Ecco Macaro che riceve dentro il pitturato, fischia infrazione di 3 secondi, violazione di 3 secondi, l'arbitro Schiano di Zenise. C'era qualche protesta a Macaro, ma effettivamente era già da un bel po' di tempo dentro l'area. Protesta anche Coach Zuppi. Va a richiamarlo l'arbitro. Ci sarà una rimessa dal fondo per Jesolo. Grampa e Fantin pronti a riceverla. Ecco Grampa in palleggio pressato da Filippo Franz. Lo batte, mano destra, si chiude la difesa di corno, passaggio fuori. Il tiro di Maestrello dalla media distanza, ancora a segno. Buone percentuali per Jesolo in questo primo quarto. Batti spressato da Fantin. Riceve Nobile, ribaltamento per Franz che cerca di partire andando a destra. Perde la maniglia, forse c'è stato un tocco del difensore di Jesolo, non troppo convinti. Rimessa dal fondo per Corno. Cambio intanto Caligaris, esce Max Moretti. C'è un timeout. Ci sarà anche il cambio. Ritorno alle squadre, forse un fischio errato a parte del tavolo. È entrato Paolo Graziani, che aveva accusato un problema al polpaccio nelle scorse settimane. Graziani è entrato nel gruppo durante la sosta natalizia, è entrato tiro corto di Batis che poi è bravissimo a seguire il rimbalzo e segna subendo anche il fallo. Andrà in lunetta per il tiro supplementare. Dicevo Graziani, giocatore di grandissima esperienza, ha girato l'Italia fra B1 e soprattutto quella che era all'epoca la B2 per poi tornare vicino a casa, già a Corno qualche stagione fa, però
prima ancora alla Falcons del Monfalcone, adesso da Natale di nuovo nelle fila della squadra di Coach Zuppi. Allunga la difesa a corno, 2-2-1, tenta un raddoppio un po' difficile, ne approfitta Jesolo, un tiro dalla lunga sbagliato, con il rimbalzo attacco di Jesolo, Grampa, pick and roll. Buono il passaggio dentro per Samadin che segna da sotto. Bellissimo il passaggio, una mano di Grampa. Fantini, impressione. Franz per Nobile, spalla canestro, skip pass. Ancora un passaggio sotto per Maccaro che segna. Buonissima la circolazione di palla di corno in questa azione. Riparte Jesolo, cerca di alzare la pressione difensiva a corno con Graziani, poi Nobile un po' troppo vicino all'avversario, viene battuto e commette fallo. C'è stato un cambio nelle file del centro sedia basket. È entrato Tommaso Galizia, assegna intanto il primo tiro libero per Jesolo, buono il secondo con l'aiuto del ferro, altri 2 punti quindi per Sabadin, giocatore ex Padova. Batic in palleggio, passaggio per Graziani, ribaltamento centrale attraverso Nobile, taglia Graziani che non riceve, poi c'è ancora uno stagger. Fallo della difesa di Jesolo, ancora troppo vicini all'avversario, mani addosso. Jesolo che è in bonus, ci saranno quindi 2 tiri liberi per la Caligaris. Franz con il primo, a segno. Corto il secondo sul primo ferro, rimbalzo di Jesolo. Grampa crossover, lascia sul posto Franz, palleggia il suo tiro corto. Allo scadere del primo quarto tenta l'Ave Maria dalla sua area Franz, il tiro è corto. Finisce il primo quarto sul punteggio di 27 a 19 Jesolo, corno che dovrà sicuramente registrare la propria difesa per tornare in partita. Ma questo l'abbiamo già fatto? Devo rifare. Ah, ok. Pronte le squadre in campo per l'inizio del secondo quarto, rimesso per Ciccio Graziani. Corno che parte con 8 punti di svantaggio. Batic. Penetrazione di Nobile che non riesce ad attaccare. Poi Franz, spazi un po' ristretti. Buono il flash di Galizia che però sbaglia il tiro. Rimbalzo di Dalle Monache. Subito la palla a Ruffo, metronomo della squadra. Ribaltamento di Maestrello per Jovancic. Graziani lo pressa. Poi Ruffo cerca l'alto basso con Dalle Monache, abbattuto dalla difesa di corno, non c'è fallo. Riparte aumentando il ritmo la Caligaris, l'extra pass di Graziani, attacca Batic, appoggia la palla al tabellone, ma esce. Ancora lotta al rimbalzo, ne esce vincitore Ruffo. Aumenta il ritmo della gara. Jovancic subito senza pensare, a segno da 3. Più 11 Jesolo. Corno che non è riuscita ad accoppiarsi in questa transizione difensiva. Poi Franz spara da 3, vedendo passare dietro il blocco il suo difensore. Sbaglia, rimbalzo lungo. Ancora Ruffo, consegnato con Dalle Monache, mette ordine nell'attacco dei suoi. Prende un lato. Riceve palla Maestrello, il passaggio per Jovancic. Ancora da 3, ancora segno, più 14 Jesolo. Time out immediato di Icio Zuppi.
6 punti in un amen per Jovancic, Corno che non è riuscita ad accoppiarsi nella prima azione e a seguire sui blocchi nella seconda. In attacco per Corno forse un po' di confusione in questi primi istanti di secondo quarto, con Franz che ha preso un tiro forse troppo affrettato. Vediamo se Zuppi proverà a cambiare qualcosa nella difesa dei suoi per cercare di cambiare il ritmo alla gara. Dunque, mentre l'entrata, il ritorno in campo di Ruffo ha sicuramente portato nuovo ordine nell'attacco di Jesolo. Rimessa dal fondo per la Caligaris. Batic in palleggio, difesa ancora uomo per Jesolo, ribaltamento di Nobile, Franz per Batic ancora in punta, arriva il pick and roll con Galizia, passa sempre dietro la difesa di Jesolo, Batic non se la sente di prendere il tiro, poi attacca Nobile con convinzione, subisce anche il fallo di Maestrello, andrà in lunetta con due tiri liberi, Umberto Nobile. Cambio per Corno, entra Bacchin per Batic. Corto il primo libero di Nobile. Buono invece il secondo. Meno 13 Caligaris. Impressione Bacchin. Ruffo lo scarico, tiro sul ferro, rimbalzo di Bacchin, parte Graziani che tiene il contatto e andrà in lunetta con due liberi. Batic non riuscire a correre sarebbe davvero importante. Jesolo che sta difendendo molto bene a metà campo. Secondo libero di Graziani, dopo un paio di rimbalzi sul ferro entra. Pressione ancora di Bacchin, che cerca di suonare la carica per i suoi. Recupera la palla Bacchin, bravissimo. Poi c'è un fischio dell'arbitro. Si lamenta con Zuppi che si prende un fallo tecnico. Libero in arrivo per Jesolo. Ancora discussioni al tavolo. È stato fischiato fuori prima. Non del tutto d'accordo Bacchin e Zuppi. Da cui poi il fallo tecnico per le proteste. Assegno il libero di Jovancic. Torna più 14 Jesolo. Ancora Ruffo. Picherò con Dalle Monache. Passa dietro Bacchini. Dalle Monache riceve spalla canestro. Fa valere i chili contro Nobile. Tiro da fuori sullo scarico di Turis, è corto, riparte da Caligaris, attacca Graziani dopo una virata, lo scarico per Nobile, veloce ribaltamento di Bacchin per Franz che poi ferma la palla, chiama Galizia pick and roll, attacca a mano sinistra e subisce il fallo di Maestrello. Forse poi Franz ha passato la palla, vedremo se sono andati due tiri liberi o meno. Colloquio dei arbitri proprio su questa situazione.
secondo me stava passando la palla. Ci sono invece due liberi. Buono il primo. Molti tiri liberi per adesso in casa Caligaris. Buono anche il secondo, 2 su 2 per Franz. Rimessa dal fondo per Jesolo. Ruffo e Tuisa a smarcarsi, riceve Ruffo. Ancora pressato da Bacchin, che poi lo spinge e non fischia niente l'arbitro. Ruffo che ha cercato il fallo e non è stato premiato. È entrato in campo anche Andrea Franco. Bacchin attacca dalle monache, sicuramente più veloce, poi lo scarico per Graziani, palleggia resto tiro, marchio di Fabbri che ha sbagliato sul ferro. Rimbalzo Jesolo. Jovancic serve spalle a canestro. Sabadin. Fallo di Nobile, ancora proteste. Molti falli in questa gara. Due squadre molto fisiche. Rimessa dal fondo per Jesolo, si incarica Ruffo, esce Tuisa dai blocchi, la palla invece è sotto canestro per Jovancic che si gira buttandosi indietro, sbaglia il tiro, rimbalzo di Bacchin, allunga il campo, un passaggio per Franco, il consegnato per Moretti che spara senza pensarci su, sbaglia. Rimessa Jesolo che abbassa il ritmo. Riceve Jovancic, picchierò con dalle monache, buono il passaggio, attacca al centro dalle monache, finta la virata, poi un gancio vecchio stile, sbagliato sul primo ferro. Moretti, poi Makarov, palla canestro contro dalle monache. Tiene posizione dalle monache, bravo Makarov con la sua preferita mano sinistra a segnare lo stesso. Bacchino ancora in pressione su Ruffo. Il tiro da 3 a segno. Ottime percentuali da lunga distanza per Jesolo in questa prima parte di gara. Ruffo Moretti non riesce a controllare bene il passaggio di Bacchin. Palla esce, ancora una palla persa per la Caligaris. Rientra intanto Batic. Ruffo attacca Batic che si apre. Buono l'uso della mano sinistra. Si accusa del fallo Batic. Canestro e fallo per Ruffo. Allunga ancora nel punteggio Jesolo. Ruffo pronto per il tiro libero aggiuntivo. Canestro per Ruffo, gioco da 3 punti completato. Batic pick and roll con Franco che si apre. Finta, attacca con la mano sinistra Andrea Franco, buono il passo e tiro, poi sbaglia il tiro da mezzo metro, tutto bene, poi ha sbagliato la cosa più facile, Jovancic per dalle monache, attacca Makarov con la mano destra, poi si gira con la mano sinistra, bellissimo movimento di dalle monache, ancora un time out per Zuppi che cerca di arginare, meno 20 corno, corno che ha provato diversi assetti, ma non riesce a trovare la quadratura del cerchio. Stiamo giocando con Makarov e Andrea Franco, stiamo giocando con Galizia e Nobile da lunghi. Non sono comunque riusciti a trovare il ritmo in attacco e le giuste alternative in difesa. Difesa
fischia il tavolo, pronti gli arbitri a richiamare le squadre in campo. Un po' di nervosismo anche in casa Centrosedia Basket, con alcune proteste nei confronti degli arbitri, è un fallo tecnico. Sappiamo però che le squadre di Zuppi non mollano mai, la partita è ancora lunga. Battiti in palleggio, poi Bacchin. Difende molto dentro l'area dei 3 punti, la difesa di Jesolo scommette un po' sulle cattive percentuali fino ad ora della Caligaris, che non mi smentisce con il tiro sbagliato da Moretti. Mazza poi in attacco, ancora Franco da 3, palo, Maccaro ancora rimbalzo e finalmente 2 punti per la Caligaris. Sono voluti 3 tiri per riuscire a fare il canestro, ma Maccaro importantissimo dentro l'area. Grampa, pick and roll con Dalle Monache, bravo Bacchin a tenere, poi corre una penetrazione, palla persa di Sabadin, Moretti passaggio per Batic, poi Bacchin da 3, ancora sul ferro, ancora un errore, tiro era buono, Grampa attacca, fa bene spazio Sabadin sotto canestro, Grampa forse poteva fare un arresto e tiro, invece è andato in cerca di Rogne. Con il contatto non è riuscito a segnare, non c'era fallo per gli arbitri. Maccaro ribalta per Batic, esce dai blocchi Bacchin che fa bene vedere il contatto con Ruffo. Ancora un fallo Jesolo. Rimessa laterale. C'è un cambio per Jesolo, esce Ruffo, entra Fantin. Ecco, Bacchin passa ancora dietro Grampa, Moretti finta il tiro, poi parte, lo tiene bene Jovancic, buona la difesa, non molla però Moretti, ancora corno con la palla in mano, Batic spara da 3, non trova neanche il ferro, scadono i 24 secondi, corno che ha fermato un po' troppo la palla, dopo la rimessa, e con il reset a 14 non è riuscito a trovare un buon tiro. Jovancic per Sabadin, poi Dalle Monache in punta, palla a spalle a canestro per Grampa, fa un ottimo movimento, segna ancora 2 punti per Jesolo. Batic per Franco, non c'è l'alto basso con Maccaro, chiude bene l'area Jesolo, ancora Batic, ancora da 3, ancora un errore, rimbalzo di Dalle Monache. Delle Monache che si fa sentire in mezzo all'area. Grampa poi attacca Maccaro in palleggio, si mette a spalle a canestro, tira buttandosi indietro, tiro lungo, rimbalzo di Batic, Maccaro lotta per la posizione con lo stesso Delle Monache, poi Batic penetra, lo scarico per Franco che non riesce a riattaccare, poi pick and roll con Moretti, il cambio in difesa, ribaltamento per Maccaro che prova la tripla. Ancora un errore, polveri bagnatissime in casa Caligaris. Batic attacca mano destra, tira bene Bacchin, lo scarico per Grampa, pick and roll con Dalle Monache, passa dietro la difesa, buono lo scarico poi sotto canestro per Dalle Monache. Corno che non è riuscita a difendere su questo pick and roll dopo essere passata dietro. Resto non resto, cambio non cambio. La difesa è saltata, poi un fallo a metà campo di Batic che non cerca la palla, rischia l'antisportivo. Fallo normale, dice l'arbitro Marco Schiano di Zenise. Doppio cambio per Corno. Triplo cambio per Corno. Escono Bacchin, Franco e Moretti, e rientrano Nobile, scusate, i Batic, e rientrano Nobile, Graziani e Franz. Si è uscito Batic, è stato in campo Bacchin. Moretti era già uscito in precedenza. Batic Fantini che non riceve. Mezzo
Meglio adesso sui sistemi di blocchi la difesa della Caligari, si cambia sul pick and roll. C'è un fallo in attacco su un blocco di movimento fischiato dall'arbitro Cotugno. Palla recuperata Caligaris. Vediamo la difesa chiamata da coach Fels. Ecco qui, 3-2. 3-2 per Jesolo. Vediamo come l'attaccherà la Caligaris. Buoni passaggi per ribaltare il lato. Poi Franz da 3. Ancora un errore, rimbalzo per Dalemona che tatticamente molto ben preparata questa partita dall'allenatore di Jesolo, chiudendo bene l'area per non far servire Macaro e tenendo sicuramente un ritmo più adeguato alla propria squadra. Ancora Jesolo, ancora da 3, la palla balla sul ferro, Dalemona che tapping. Macaro si dispera, gran canestro di Dalemona che tapping con una mano sola, mentre con l'altra lottava per la posizione con Simone Macaro. Attacca il fondo Graziani, sicuramente più veloce di Dalemona, che poi subisce il fallo, fallo duro tra giocatori che si conoscono molto bene. Non c'è alcun problema, due tiri liberi per Graziani. Time out richiesto da Jesolo per preparare le ultime azioni del secondo quarto. Corno che in attacco sta facendo veramente tanta tanta fatica, ha migliorato qualcosina in difesa dopo i 27 punti subiti nel primo quarto, ma sicuramente dovrà aumentare il ritmo per riuscire a trovare canestri facili da sotto, oggi che i tiri da 3 non stanno entrando. Molti errori per Franz, per Pachin, per Matic. Ci hanno provato un po' tutti con scarsi risultati. Ecco pronta Corno per i due tiri liberi, deve ancora rientrare Jesolo. Colloquio Graziani con l'arbitro. Paolo Graziani, mister utilità, gran giocatore, gran compagno di squadra. Ecco segna il primo Paolo Graziani. Altri cambi anche in casa Jesolo. È rientrato un maestrello per Dalemona che prova a mettere pressione Franz, e quel raddoppio di Nobile esce bene Grampa dal raddoppio. Finto blocco di Sabadin, poi attacca Grampa, usa troppo il braccio esterno, sfondamento fischiato all'arbitro. Qualche protesta dalla panchina di Jesolo, forse si è lasciato cadere un po' troppo facilmente il difensore di Corno. Fatto sta che non c'era spazio per attaccare. Buona la difesa da Caligari, palla recuperata. Bacchin, in palleggio per Franz. Palla nell'angolo per Graziani che non riesce a penetrare. Buono lo skip pass, ancora un extra pass. Il tiro poi di Graziani da 3, finalmente a segno. Una bomba per la Caligaris. Poi Grampa accelera il ritmo. Pochi secondi a scadere, prova la bomba, corta sul primo ferro, finisce il secondo quarto. Caligari sotto di 15, ha recuperato qualcosina, 48 a 33 per Jesolo, che fino adesso ha meritato decisamente di essere avanti nel punteggio. Tutto pronto per iniziare il terzo quarto di gioco, Grampa per Ruffo, più 15 Jesolo, che è riuscito ad arrivare fino al più 20. Attacca bene con la mano sinistra Jovancic, poi grazie alla difesa di Macaro sbaglia il tiro. Franco subito nell'angolo per Moretti che non ci pensa sul tiro lungo. Rimbalzo di Jovancic. Ruffo a campo di fronte a sé. Lo aspetta Bacchin. Ancora Jovancic marcato da Moretti. Jovancic gioca esterno, ha grande fisico. Poi Sabadin, la finta. Ancora
L'aspetta sotto canestro Moretti, Sabadì non si era accorto che era solo sul centro, è ritornato sul fondo, si è scontrato con Moretti, poi contropiede Corno, 2 punti per Andrea Franco, meno 13. Ecco uno dei canestri facili di cui si parlava prima. Blocco al bloccante, esce Ruffo, non trova dalle monache con l'alto basso, poi Picarol con Sabadì. Grampa, buona la sponda per Sabadì, taglio Grampa che lascia il lato libero. Verso il centro Sabadino, scarico dalle monache da 3, corto, rimbalzo di Franz. Buona rete per Franco che tira di prima intenzione, sbaglia la bomba, tiro che forse non ci stava, rimbalzo di Grampa che poi chiama il gioco con doppia uscita, non c'è vantaggio per Ruffo, poi attacca Picarol verso il fondo con dalle monache. Bravo Ruffo, step back in mezzo all'area, gran canestro. Ancora più 15 Jesolo, Franco in punta per Moretti, non riesce a ricevere, marca la palla canestro, attacca quindi Moretti, fallo di Jovancic. Rimessa laterale per Max Moretti, riceve Bacchin, sta a debita distanza Grampa, poi palleggia il tiro di Bacchin, forse anche un po' troppo lontano Grampa, ha abbassato bene il blocco Macaro, non lasciare spazio a Bacchin per avvicinarsi ancora 1 metro e prendere il palleggio tiro dal limite dell'area. Sicuramente scegliendo di passare dietro sul pick and roll bisogna tenere il blocco alto, altrimenti si viene schiacciati troppo. Difficile il tentativo di Ruffo, poi lotta a rimbalzo con Dalimona che finisce a terra, Moretti contropiede, ancora 2 punti per Corno, chiama subito timeout coach Fels che ha visto i suoi in difficoltà rispetto ai primi 2 quarti, 2 contropiedi di Corno che è riuscita a difendere e a lanciare lungo una volta per Andrea Franco, una volta per Max Moretti. Ruffo ha forzato un po' il tiro, mentre Dalle Monache non è riuscito a prendere il rimbalzo, è finito a terra, quindi scarsa copertura difensiva poi per Jesolo. Corno che cerca di riavvicinarsi, si parlava di ritmo a inizio partita, sicuramente questo è il ritmo più congeniale ai ragazzi di Zuppi, che hanno fatto molto bene nella prima parte di stagione, terza in classifica. Proprio servendo i lunghi spallacanestro e giocando in contropiede grazie a un'ottima difesa degli esterni. Sarà rimessa dal fondo per Jesolo. Riceve Ruffo. Passato da Franz. Attraversa ancora Grampa, poi si apre Sabadin, rimbalzamento per Jovancic sul blocco di Dalle Monache, ancora un blocco a scendere, rola Dalle Monache, non lo trova Jovancic, chiusa bene la difesa di Corno, poi attacca Sabadin, lo stoppa Andrea Franco, salita di colpi, la difesa di Corno, Moretti elegante, si allunga, ancora 2 punti in contropiede per Corno, che torna vicino alla doppia cifra di svantaggio. Ruffo un po' di confusione, insiste, ma ha ragione lui, trova 2 punti, subisce anche il fallo. Fallo di Franz che era caduto anche a terra. Ruffo sta cercando di tenere a galla i suoi in questo momento difficile di inizio terzo quarto. Col libero supplementare che va a segno, ancora 3 punti per Ruffo, Moretti spara canestro per Maccaro, ancora per terra dalle Monache che è già finito per terra più di qualche volta oggi, segna Maccaro da sotto,
poi attacca Grampa, vede lo spazio libero, sbaglia però il tiro da sotto, ancora Franz, per Franco che ci ripensa, si affida a Moretti, non c'è spazio per attaccare, perde infatti la palla Moretti. Ruffo aspetta dalle Monache che non riceve, poi la palla è per Jovancic, un po' fermo l'attacco di Jesolo in questa azione, si aggrappa a dalle Monache, Andrea Franco commette fallo, mancavano solo 6 secondi allo scadere dei 24, rimessa dal fondo per Jesolo. Rischia di perdere un uomo, Moretti. Non riesce a servire Jovancic, Ruffo dalla rimessa, poi Jovancic piccherò il conto delle Monache, che rolla forse con un attimo di ritardo, passaggio intercettato di Jovancic, parte Makaro, lo travolge Jovancic, fallo duro ma direi onesto, Makaro che andrà in meta con due tiri liberi. Pronti alcuni cambi, esce proprio Jovancic, quindi Jesolo in campo con Delle Monache, Maestrello, Ruffo, Tuis e Grampa. Caligaris invece con Makaro, Franz, Moretti, Bacchin e Andrea Franco. Doppia uscita. Sceruffo, piccherò immediato con Dalle Monache. Servito, buono il passaggio nell'angolo. C'è stato però un fallo. Ottima azione di Jesolo. Corno si è fatta trovare impreparata su un gioco che usa anche lei. Ruffo recupera palla corno dopo la rimessa di Jesolo. Passaggio difficile, intercettato. Corno palla persa, poi Grampa. Ruffo ancora Grampa, la bomba sul ferro. Lotta rimbalzo, Ruffo prende, tira subito. Ancora 2 punti per Ruffo. Indiavolato in questo terzo quarto. Tiene a distanza la Caligaris. Moretti spalla canestro, giro e tiro corto. Già più di qualche tiro corto per Max Moretti. Dalle Monache, blocco un po' in movimento, sicuramente blocco duro. Filippo Franz è finito per le terre, fa l'attacco Andrea Delle Monache. Rimessa Caligaris, ricarica proprio Franz. Bacchin chiama gioco 2. Doppio pick alto, si apre Franco, cerca lato basso con Makaro. Difende bene davanti Maestrello, non c'è la possibilità di servire spalla canestro, ci vuole Makaro. Scusate, la palla sotto per Makaro che chiude ancora di fisico. C'è intanto un fallo tecnico fischiato alla panchina di Jesolo. L'arbitro è corso contro la panchina per fischiare questo tecnico. Penso prima del tiro di Makaro, quindi non ci sarà il fallo su Simone Makaro, ma solo il tecnico, se ho ben capito. Segna Makaro libero. Ancora colloqui due arbitri. Forse per una volta avevo capito bene. Rimessa in attacco di corno, quindi un punto regalato alla Caligaris per questo fallo tecnico.
Cessi Jesolo che sembra aver perso un po' dello smalto iniziale, tiene ancora botta in difesa, recupera la palla e fallo antisportivo di Macaro che ha cercato di impedire il contropiede. Tanti fischi degli arbitri oggi. Stanno spezzettando la partita, molti giri in lunetta. Maestrello in lunetta per tiri liberi del fallo antisportivo. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Quindi non troppi danni di questo fallo antisportivo di Franco. Rimessa laterale, Tuis se ne incarica. Riceve Sabadin che poi si apre. Palla Ruffo, Piccarol con Sabadin. Cambio difensivo chiamato da Andrea Franco. Intanto ancora lotta e spalle a canestro. Finiscono a terra sia Franz che Sabadin. Il fallo è di Franz, due tiri liberi per Sabadin. Esce Andrea Franco, entra Umberto Nobile, esce anche Max Moretti per Paolo Graziani. Ancora il gioco fermo, ancora un cambio, entra Batic per Franz. Secondo libero per Sabadin. A segno. Doppia uscita, blocco cieco di Makarov, poi si apre per ricevere in punta. Poi Bacchin piccherò subito con Makarov. Completamento Nobile, ancora per Graziani, attacca il centro, mano sinistra. Buona prestazione di Graziani che subisce un altro fallo, ancora un giro in lunetta per Paolo Graziani. Ancora il primo. Buono anche il secondo con l'aiuto del ferro. Grampa, aspetta l'uscita di Tuis che dà un ottimo pallone sotto per Maestrello. Buono il gioco a due per Jesolo. Nobile per Graziani, finta il tiro, poi Bacchin abbandonato la difesa, non può rinunciare a questo tiro, ancora corto. Grampa, piccherò laterale, dopo il cambio servito, spalle a canestro Sabadin che commette infrazione di passi, cercato prima il contatto dimenticandosi di mettere giù la palla. Batic, doppio pick alto, rolla Makaro, vale in alto per Nobile che riesce a servire Makaro, sempre molto chiusa l'area. Per Jesolo, Bakimir continuamente battezzato, poi finalmente decide di prenderci un'altra bomba e la mette a segno. Primo canestro a lunga distanza per Marco Bakin. Corno che si avvicina ancora. Palla L'idea di Jesolo di chiudere molto l'area sicuramente ha pagato nei primi due quarti. Adesso che Corno sta riuscendo a trovare qualche canestro da lunga distanza, forse sta pagando un po' meno, anche se comunque Makaro viene limitato notevolmente.
Benedetta Sabatini segna il primo, segna anche il secondo. Sempre il solito gioco per Corno. Graziani per Maccaro. L'area questa volta è aperta. Si gira Maccaro, non c'è l'aiuto del lato debole. Con i giusti tempi può appoggiare da sotto Maccaro. Ruffo, perché è laterale con Maestrello. Poi Ruffo cerca un passaggio in salto difficile. Mantiene il possesso Jesolo. Troppi palleggi sul posto. Palla persa e fallo antisportivo di Grampa, che aveva insistito un po' troppo nell'attaccare da fermo. Un ottimo difensore come Bacchin. Segna il primo con qualche sofferenza Bacchin. Sbaglia il secondo, 1 su 2 per il capitano da Caligaris. Rimessa laterale, si ricarica lo stesso Bacchin. Batic, mediato a pick and roll con Maccaro, passa ancora dietro Ruffo, poi c'è il cambio sul ripick. Ruffo che trattiene Maccaro sul roll fino dentro lo smile. Jesolo in bonus, due tiri liberi per Maccaro. Lungo il primo libero di Simone Maccaro. Maccaro che va spesso in lunetta con buone percentuali. 1 su 2 in questo viaggio dalla linea della carità. Ruffo che ha speso molto in questo terzo quarto. Vedremo se coach Fes lo farà rifiatare per averlo fresco nell'ultimo e decisivo quarto, adesso che Corno è tornato in partita. Ancora il fallo, ancora due liberi. Percentuali di tiri liberi che faranno la differenza alla fine. Buono il primo di Tuis. Buono il secondo. Bacchini in palleggio, ancora doppio pick, ancora rolla Maccaro, ancora Nobile a cercare e non trovare l'alto basso, poi buca l'anticipo Jesolo, legge bene Graziani la situazione, andrà in lunetta con due tiri liberi. Sbaglia il primo Graziani. Ruffo sbaglia anche il secondo. Poi tocca ma non controlla, rimbalzo Jesolo. Rimessa dal fondo Caligaris. Nobile per Bacchin. Batic non guarda il canestro. Che non scendere con Nobile, che si apre, bellissimo il passaggio con la mano sinistra nell'angolo per Bacchin, che sbaglia l'ennesima bomba. Ottimo veramente lo scarico di Batic con la mano debole. Doppia uscita a Jesolo, piccherò immediato, rolla Maestrello che tenta la schiacciata ma sbaglia. Maestrello che è un ottimo atleta. Due punti che forse peseranno nell'economia della partita, ecco subito puniti. Nobile da 3. Grampa, doppio pick. Nobile che trattiene Sabadin, che ha mostrato molto bene il contatto, e andrà in lunetta con altri due liberi. Protesta di Umberto Nobile.
Segna Sabadin. Ancora avanti Jesolo. Sbaglia il secondo con un po' di sfortuna, rimbalzo di Makarov. Franz cerca lo stesso Makarov, marcato da Maestrello, spallacanestro. Poi ribaltamento, Batic per Graziani che attacca al centro. C'è lo scarico sotto per Makarov, ottima la scelta di Graziani, ancora 2 punti per Makarov. Fatichi in palleggio, va dove non c'è spazio, poi lui si attacca anche lui rischiando di perdere la palla. Grampa viene sgambettato involontariamente da Franz. Brutta questa azione di Jesolo che non ha creato nulla, tanta confusione. Batic per Graziani che finta la bomba, poi lo scarico per Batic. Tiro lungo, lotta, rimbalzo, molte spinte, il fallo di Fantin. Ancora 2 liberi per Franz. Secondo libero in arrivo per Filippo Franz. Assegno. Passaggio lungo allo scadere del quarto, non esce nulla, termina così il terzo quarto di gioco, 64-62 per Jesolo Caligaris di nuovo in partita. Non respiro, Moro. Ciao. Ultimo quarto di gioco in arrivo, a corno di Rosazzo, Jesolo in vantaggio di 2 punti, tornato in campo Ruffo. Senza di lui sicuramente la squadra soffre in attacco. Ecco Jovancic, anche lui a lungo seduto in panchina. Jovancic cerca dalle Monache che riceve al limite dell'area, poi lo scarico per Ruffo, vola Batic, extra pass, Ruffo per Jovancic che avrebbe anche segnato la tripla, ma è stata fischiata un'infrazione di passi dall'arbitro. Ancora corno con la possibilità di pareggiare la gara o addirittura di andare in vantaggio dopo il meno 20 del secondo quarto. Ecco Batic, pick and roll con Franco, passa dietro Ruffo, ancora una volta attacca Batic, lo scarico nell'angolo, Graziani attacca al centro, fallo di Jovancic. Graziani che viene sempre lasciato andare con la mano sinistra sul centro e ha sempre trovato qualcosa di utile per i suoi compagni. Rimessa laterale, primo fallo di squadra chiaramente per Jesolo. Batic questa volta prende il tiro da 3, lo sbaglia. Ancora le Monache per Grampa. Picarò si apre dalle Monache. Poi passa la palla a Ruffo, gli va a portare un blocco. Ruffo insiste nel palleggio. Il tiro da 3 lungo Jovancic. Fallo in attacco della Caligaris, palla persa. Si lamentano tutti per una trattenuta alla maglietta. Ancora Jesolo con la possibilità di tenersi avanti nel punteggio. Dalle Monache per Grampa, il blocco al bloccante, riceve lontano da canestro Sabadin, buona la pressione di Franco, poi il taglio di Grampa, vediamo se l'extra pass nell'angolo di Jovancic, no, che però attacca bene in close out e subisce fallo. Fallo sul palleggio secondo me. Ecco lì, rimessa laterale di Ruffo. Blocco di Dalemone che per Grampa, immediato pick and roll con Sabadin.
mal sfruttato da Gran, passa per lì, però si apre, viene abbandonato la difesa, tiro da tre lungo, rimbalzo di Bacchin. Franco non sa bene cosa fare, trova poi Macaro che sbaglia da sotto canestro, segue il rimbalzo e subisce il fallo di Grampa. Grampa che aveva fatto tutto bene in aiuto dal lato debole, salvo poi non riuscire a recuperare la palla. Rimessa al fondo di corno. Trovato bene Bacchin che subisce il fallo di Grabba. Un po' spinto Bacchin forse. Dal giocatore di Jesolo. Fallo in azione di tiro, due liberi per Bacchin. Corto il primo. Fuori anche il secondo, lotta al rimbalzo, esce dalle monache che mostra i gomiti. Ancora Grampa, si cerca poi Ruffo, rolla dalle monache sul pick and roll, buona la palla nell'angolo di Ruffo. Esce il tiro, dalle monache al rimbalzo, subisce fallo, bravo Andrea dalle monache qui a tenere la posizione. Continua a lamentarsi Macaro per una trattenuta. Ruffo per Jovancic che si è un po' fermato dal punto di vista realizzativo. Aveva fatto lui il break con due bombe di fila nel primo quarto. Rimessa laterale per Jesolo. Riceve Grampa. Poi 2 secondi a scadere 24. Prova un tiro difficile Sabadin. Ha ragione lui. Segna lo scadere. Canestro importantissimo. Rimbattimento di Macaro per Batic. Blocco diagonale, non trova un ricevitore. Poi esce Moretti che finalmente segna una bomba. Max Moretti. Tiro affrettato. Abbastanza senza senso. Jesolo recupera la palla a Caligaris. Batic per Franco, sempre la lotta delle monache, Macaro, fallo di delle monache questa volta, rimessa per la Caligaris, Batic blocco di Franco. Non se la sente di prendere la tripla. Poi la sponda di Bacchin. Franco finta, giro e tiro. Gran movimento di Andrea Franco. Altri 2 punti per la Caligaris. Rimessa l'anticipo, Macaro a vuoto. Otto dalle monache. Bel movimento dalle monache che poi però viene stoppato da Franco. Un'ottima azione di Franco, sia in attacco che in difesa. Poi Moretti attacca. Non tiene contatto, sbaglia il tiro. Parte Jovancic che rischia di perdere la palla e poi la perde. Si alza il ritmo, attacca Bacchin, 2 punti per Bacchin. Cattive scelte in attacco per Jesolo che hanno portato a canestri facili per Corno. Jovancic col blocco di Sabadin, poi spalla canestro Sabadin. Tira buttandosi all'indietro, non trova il canestro, lotta ancora delle monache, recupera invece la palla Moretti. Rimessa proprio Moretti, prende, tira senza pensarci, corto, tiro fuori ritmo. Ruffo vede spazio, attacca, poi subisce contatto, fallo sul palleggio, dice l'arbitro.
timeout, partita che si deciderà negli ultimi minuti, partita punto a punto, è stata brava la Caligaris a ritornare nel match dopo il meno 20. Jesolo si è sicuramente un po' fermata in attacco, ma bisogna dare i meriti anche al centro Sedia Basket per aver sistemato un po' la propria difesa e trovato poi canestri facili in attacco in contropiede. Tantissimi liberi anche che hanno permesso di restare in gara ai ragazzi di Zuppi. Un corno che solitamente va sempre molto in lunetta. Tutto pronto, torna in campo. C'è la rimessa per Jesolo nella metà campo d'attacco. Riceve Ruffo, Sabadino, rolla, resta sui 3 punti, tacca nobile, difficile, poi si appoggia bene al tabellone, Sabadino. Pacchi per Macaro, sbaglia da sotto Macaro, rimbalzo dalle Monache. Ruffo cerca Juvancic, palla canestro, tiene bene Moretti, scarico di Juvancic, la tripla di Dalle Monache sul secondo ferro. Dopo uscita Corno, riceve Bacchin subito, spalla canestro per Macaro che sbaglia, poi segue il suo errore a rimbalzo e segna in tapin. Caligaris che sembra ora avere in mano le redini del match. Doppia uscita anche per Jesolo, subito pick and roll con Dalle Monache, non ha vantaggio Ivanci, ci riprova con il pick and roll, poi tira da 3, lungo rimbalzo di Corno, predica calma adesso coach Zuppi. King attacca, poi fa uscire la palla per Moretti, non trova spazio. Ancora Bacchin, prova dagli 8 metri il tiro, sbagliato, si lotta a rimbalzo, ne esce vincitore Ruffo che vede spazio davanti a sé, attacca, viene fermato da Moretti, ancora fallo sul palleggio, ma a Caligaris in bonus, ci saranno 2 tiri per Nicola Ruffo. Ancora un timeout, fasi salienti della partita. Si riprenderà con 2 tiri liberi per Jesolo. Ha fatto un'ottima partita, ma adesso si trova in difficoltà. Jesolo che forse un po' le rotazioni corte. 5 giocatori sopra i 30 minuti di utilizzo, i 5 titolari. Entra Corno in campo. Arriva anche Ruffo, pronto a tirare 2 liberi. Vediamo i 2 quintetti in campo per le ultime fasi della gara. Ruffo, Dalle Monache, Sabadin, Jovancic. Per Jesolo, mentre per Corno, Bacchin, Nobile, Macaro, Franz e Graziani.
No, grazie, scusate, Moretti. Ecco Moretti che attacca il centro, bellissimo passaggio per Maccaro che sbaglia da sotto un rigore. Ma la palla è ancora per Corno. Gran passaggio di Max Moretti. Moretti che poi finta il tiro da tre, attacca Jovancic. Va lui in cerca del contatto, giusto il non fischio dell'arbitro, ma la palla è ancora di Corno. Proprio Moretti la rimessa. Esce Nobile che non tira, poi Bacchin. Ecco lo stag per Moretti che non riceve, attacca dall'altro lato Bacchin, ha ragione lui, 2 punti per Corno. Grampa il palleggio per Jovancic, attacca il lato dove non c'è il blocco, fallo di Moretti, 2 liberi per Jovancic. Moretti si è fatto trovare impreparato dal lato, senza il pick and roll. Entra adesso Ciccio Graziani per Moretti. Segna Jovancic. Percorso netto della lunetta per lui. 3 su 3 quest'oggi. Ecco Graziani per Nobile. Bacchin che trova Graziani bene sul blocco diagonale, sotto canestro. Gran bel palleggio, non trova compagni, lo aiuta poi Sabadin, cattiva spaziatura, l'attacco di Jesolo. Ecco il mismatch, Sabadin sotto canestro, l'incrocio, buono canestro di Sabadin, miglior realizzatore dei suoi questa sera. Ecco Franz non trova spazio, Nobile tutto fermo in attacco di Corno, arresto e tiro di Nobile, difficile ma canestro, cattiva azione per la Caligaris ma massimo risultato. Dalle Monache, palla per Ruffo, buono il passaggio sotto sul roll di Dalle Monache, ancora 2 punti, assist di Ruffo, 2 punti di Dalle Monache, Jesolo che cerca di restare a contatto. Bacchi per Graziani, attacca ancora mano sinistra, c'è il fischio dell'arbitro per contatti sotto canestro, penso fallo di Dalle Monache su Macalo. Quinto fallo di Dalle Monache, costretto ad uscire. Due liberi per Maccaro, segno il primo. Sbaglia il secondo, rimbalza l'attacco per Corno, palla nelle mani di Graziani, ancora Maccaro spalla canestro. Bello il taglio, ma sbaglia da sotto. Batic. Sabadin non consegna, vuole giocarsela lui, attacca, subisce il fallo, fa bene. Con la lunetta Sabadin. Sabadin per restare in partita. Cambio per Corno. Cambio
Campo Bacchin per Franz. Primo libero di Sabadin. Lungo. Ecco, arrivo al secondo. Sbagliato anche questo, pesante 0 su 2 di Sabadin, al momento cruciale della partita. Graziani, lo scarico, palleggio il tiro di Bacchin, marchio di fabbrica, la palla gira sul ferro, poi entra. Ecco, Jesero che si è fermata in attacco. Ivancic, pick and roll con Maestrello, difficile passaggio, deviata la palla, rimessa in attacco ancora per Jesolo. Dieci secondi sul cronometro di 24. Ancora un'interruzione, partita molto frammentata. Ruffo pronto a uscire sul blocco di Maestrello, riceve, immediato il pick and roll con Sabadin, invece un pick and pop perché Sabadin resta alto, non riceve la palla, attacca Grampa, forza, ma ha ragione lui, ancora 2 punti per Jesolo, timeout Zuppi. Per organizzare le ultime azioni. Grampa che ha trovato un gran canestro, i suoi che erano un po' in difficoltà nelle ultime azioni, dopo lo 0 su 2 di Sabadin. Grampa aveva perso già alcuni palloni, abusando un po' del palleggio, ma questa volta è riuscito ad andare fino in fondo a trovare 2 punti. Vediamo dove sceglierà di fare la rimessa a coach Zuppi. Chiamano le squadre in campo gli arbitri. Messa dal fondo, ricarica Andrea Franco. Batic. Graziani, Franco ribalta per lo stesso Batic. Arriva poi Bacchini con lo stagger, blocchi duri di Maccaro e Franco, non riesce però a ricevere Graziani. Ecco Maccaro, spalla canestro, buono il taglio di Franco, in ritardo questa volta Sabadin, che si è fatto tagliare davanti. 2 liberi per Andrea Franco. Segna il primo. Segna anche il secondo, importante 2 su 2 per Andrea Franco. Timeout Jesolo. Franco che era 0 su 4 da 3, ma nel momento del bisogno ha messo questo 2 su 2 liberi. Caligaris che è andata in lunetta moltissime volte quest'oggi con alterna fortuna. Vedremo adesso a chi verrà affidata la palla per Jesolo per cercare di restare nella partita. Fischiano gli ufficiali di campo. Vedremo anche dove sceglierà coach Fels di fare la rimessa. Ecco rimessa nella metà campo d'attacco, così occhio.
Carica Grampa, gliela rimessa. Ecco Jovancic pronto per sparare la bomba. Non va, rimbalzo di corno. Deve far fallo Jesolo. Arriva adesso Jovancic, cerca di recuperare la palla. Fischiato un fallo a Jovancic che io sinceramente non ho visto. Jovancic che invece di far fallo cercava semplicemente di indurre Marco a perdere la palla. Dunque liberi per Marco per chiudere la partita. Buono il primo. Corto il secondo. Tiro della disperazione da 3 di tabella, segno. Bacchin. Affondato da Maestrello, ancora due liberi. Corto il primo di Bacchin, cattive percentuali per lui oggi. Ecco invece il secondo, rimbalzo di corno in attacco, poi sbaglia ancora da sotto. Macro che poi viene abbattuto da Maestrello. Jesolo che non è riuscita a prendere rimbalzo per provare a riagganciare gli avversari. Lunetta Macaro, un po' di agitazione dopo il fallo duro di Maestrello. Fischiato un fallo antisportivo, evidentemente. Scusate, un fallo tecnico, primo libero di Graziani, adesso i due liberi di Macaro. Chiaramente c'è rimbalzo, nuove regole. Segna anche secondo Macaro, tre liberi in fila per Corno. Jesolo che non prova neanche a tirare, finisce qui la partita, 86-81 Caligaris che ritrova la vittoria nonostante il meno 20 del